Benvenuti e benvenuti in questo nuovo video di Games Princess. Io sono Fiona, se mi vedete provata è perché ho appena provato un videogioco in realtà virtuale. E io ho questa cosa con la motion sickness e io e la realtà virtuale non andiamo molto d'accordo. Ci troviamo sempre alle 3 2017 e allo stand di Ubisoft. Ho appena provato Transference, questa nuova IP che è stata annunciata durante la conferenza di Ubisoft qui a Los Angeles. Si tratta di un videogioco, un thriller psicologico. Il gioco è nato grazie alla collaborazione di Ubisoft e Spectre Vision, uno studio di sviluppo di Elijah Wood. Infatti lui compare all'interno anche del trailer di questo gioco. Prima di mettere il visore ci è stato mostrato un video, come se fossero uno di quelli, sapete, col VHS, con l'audio non in sync, tutto un po' granuloso, in 4/3, ed era ambientato nel 2003. C'era questo professore che diceva che avremmo partecipato a un esperimento psicologico, che ci sarebbero voluti solo 15 minuti e che l'esperimento era assolutamente sicuro per tutti tranne per me, che stavo quasi così rimettendo l'anima, ma quello non era nei programmi. E l'esperimento ci avrebbe permesso di rivivere le memorie di una persona che soffre di disturbo post-traumatico da stress. Una volta messo il visore iniziamo a muoverci all'interno di una casa con delle luci decisamente psichedeliche, quindi molto ombreggiate, con delle parti totalmente in ombra però colori molto sgargianti, quindi il rosso, il fucsia, tutti i colori fatti tipo a neon, molto disturbanti tra l'altro. Interagirete con alcune cose all'interno di questa casa che però vi porteranno avanti e indietro nel tempo, quindi dal 2003 agli anni 90 e così via, in modo da poter prendere degli oggetti dal 2003 e portarli indietro negli anni 90. Questo gameplay è molto particolare ed è una via di mezzo tra un film e un videogioco. Ho chiesto agli sviluppatori quanto sarebbe durato il gioco, quant'è la longevità, e mi hanno detto che loro non lo sanno ancora perché vorrebbero dare l'esperienza simile a quella di un film ma non troppo breve, quindi potrei sbilanciarmi dicendo che, non so, potrebbe durare anche dai 4 ai 5 ore più o meno. Altra cosa che ci è stata detta dagli sviluppatori è che quello che abbiamo visto adesso è semplicemente un prototipo, non è detto che il videogioco quando sarà completato sarà in questa maniera, non è detto che ci saranno i salti temporali, potrebbero esserci come potrebbero anche non esserci. È quindi un gioco che è ancora in via di sviluppo, non ha ancora una forma definitiva nel suo essere. Per quelli come me che soffrono tantissimo la realtà virtuale, non preoccupatevi perché Transference verrà pubblicato anche per console normale senza la realtà virtuale, quindi la modalità classica. Qui dallo stand di Ubisoft è tutto, io vi saluto, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate tanti like. Un bacio a tutti, ciao!